La fiamma che sventola a riva sull'albero di una nave da guerra indica che un ufficiale ne ha assunto il comando. Ed è per ogni comandante come la sintesi della breve ed intensa storia che uno di essi ci racconterà. Cominciò in un giorno di giugno nel piazzale dell'Accademia. Eravamo 100 aspiranti e prima della partenza l'ammiraglio comandante ci rivolse il suo saluto. Partimmo il giorno dopo in licenza, in attesa della prima destinazione da Guardia Marina. Per me e per altri due colleghi fu l'imbarco su un incrociatore, una nave grande, bella e gloriosa, che ci accolse rendendoci per la prima volta gli onori dovuti al nostro grado. Tra i servizi che mi furono affidati sull'incrociatore, quello di guardia aveva un interesse nuovo e singolare perché stabiliva il mio primo rapporto diretto con l'equipaggio. E tu di dove sei? Di Spezia, signor Fontana. Come sono andati gli esami? Bene, signor Fontana. Mi congratulo. Intanto conoscevo anche la nave, praticamente, metro per metro. E ogni giorno di più sentivo che essa con la sua gente era per me qualche cosa di estremamente prezioso e caro, come la casa e la famiglia. Dopo la promozione a sottotenente di vascello, ebbi il mio secondo imbarco. Questa volta su un super caccia varato da poco, una delle navi più veloci del mondo con i suoi 40 nodi. Gradualmente mi addestravo ai compiti ardui e meravigliosi di un uomo di mare. Feci così il mio tirocinio come ufficiale di rotta, servendomi di strumenti moderni come il radar e antichi come il sestante. Fui poi secondo direttore di tiro. Allenai i miei uomini ai lanciabombe, ai cannoni e alle mitragliere e appresi l'arte di colpire un bersaglio che sfreccia alto nel cielo o che si sposta veloce nel mare. La scuola comando si svolge durante 2 mesi di intensa attività addestrativa. Ogni allievo della scuola è imbarcato su una corvetta in qualità di comandante assistente a fianco di un comandante effettivo. Tra le esercitazioni della scuola, quella antisommergibile ha un'importanza particolare. Dopo un incontro in alto mare con le corvette, il sommergibile si immerge e si dirige lungo una rotta ignota all'attaccante. Passato il tempo stabilito, le corvette in pieno assetto di combattimento iniziano la caccia. Le guida l'ecogoniometro, uno strumento complesso e infallibile che rivela scafi immersi. Alla fine di un inseguimento, talvolta lungo e faticoso, il sottomarino è localizzato in un'area determinata. Le corvette vi si dirigono, individuano esattamente la posizione del nemico
e scaricano su di esso le finte bombe di profondità. Alla fine del corso fui ritenuto idoneo al comando. Per ordine superiore, a partire da oggi riconoscerete come vostro comandante il tenente di vascello Luciano Fontana. Si concludevano così gli anni più importanti della mia vita, quelli che da aspirante guardia marina mi hanno trasformato in comandante di una nave da guerra. Il ricordo della mia prima uscita in mare come comandante è vivo nella mia memoria. Tutto si svolse come al solito. Le corvette si disormeggiarono velocemente con perfetta regolarità e uscirono in linea di fila. Poi iniziarono le evoluzioni previste. In me si agitavano sentimenti nuovi e contrastanti. Una gioia vivissima si alternava a un senso di solitudine nella nuova e totale responsabilità delle mie mansioni. Poi quella impressione svanì a mano che avvertii sempre più chiaramente attorno a me la fiducia e la solidarietà dell'equipaggio. Comandante, il ripetitore è a posto. Bene, capo, può andare. Capo, ho saputo che è maschio, auguri. Grazie, comandante. Ricordati che la tua nave è sempre la più bella. Così, i sogni della mia adolescenza sono divenuti realtà e nessuno di essi è stato deluso. Se potessi tornare indietro, seguirei lo stesso cammino, perché la professione che ho scelto è per me la più bella e la più degna fra quelle concesse a un uomo. Questa è la breve storia di cui ogni fiamma che sventola a riva è la suggestiva sintesi. Questa è la storia di un comandante tra mille e potrebbe essere di tutti, perché ognuno di essi percorre la stessa via e ha lo stesso ideale: servire con onore la patria sul mare.